Sempre i microfoni di AZ Informa, Katia Salute, ecco, di verde vestita, street fitness, un evento inserito nella città europea dello sport, l'Aquila, città europea dello sport. Ecco, quali sono la particolarità di questo evento? La particolarità è che abbiamo unito la bellezza di questa città, perché tutto nasce appunto dall'Aquila, dall'amore per questa città. Quindi la cultura al fitness. Ci siamo unite io e Angela Ciano, famosissima storica e esperta di tutti i segreti di questa meravigliosa città, con il fitness. Qui ci sono dei percorsi che facciamo con delle cuffie, tutto in silent, si chiama questa disciplina che da anni, diciamo, gira nel mondo del fitness. Con le cuffie si va in giro e si fa sport normalmente, un po' ha preso piede di più con il Covid, proprio con la chiusura delle palestre. Noi già, insomma, eravamo partiti prima del Covid e come attività da anni che, insomma, si fa questa attività, e noi abbiamo unito semplicemente la cultura, la curiosità. Quindi ci sono delle tappe dove ci fermiamo e facciamo comunque degli esercizi, perché comunque l'obiettivo è cioè camminare e stare bene e fare esercizio fisico. In più, appunto, Angela ci racconta le curiosità di quella piazza, di quel palazzo, di quel quartiere, e quindi abbiamo diversi percorsi. È aperto a tutti, tutti lo possono fare, perché queste cuffie hanno una gettata di 300 metri, quindi non è che dobbiamo stare tutti insieme, quindi ognuno può camminare con il proprio tipo di allenamento, come è allenato, quindi non è per forza veloce. Siamo accompagnati dalla musica, siamo accompagnati dalla mia voce che detta degli esercizi proprio per legarci maggiormente al fitness, che però chi vuole farli li fa, chi no e vuole stare semplicemente in compagnia e passare un'ora e mezza in allegria può venire benissimo e partecipare.